Con l'8 settembre del 1943, per il nostro paese si apre una stagione ancor più tragica di quella iniziata il 10 giugno 1940, quando Benito Mussolini, inseguendo il sogno della guerra lampo, dichiarò le ostilità a Francia e Inghilterra, entrando di fatto nella carneficina del secondo conflitto mondiale. Una guerra che non si rivelò per nulla lampo, ma che lasciò sul campo quasi 500.000 morti, tra militari e civili, e l'Italia ridotta ad un cumulo di macerie. La guerra si concluse il 3 settembre 1943 con l'armistizio di Cassibile, firmato su mandato del generale Pietro Badoglio, che dal 25 luglio 1943 era stato nominato dal re Vittorio Emanuele III, capo del governo in sostituzione di Benito Mussolini, dal generale Giuseppe Castellano e dal generale Bede Smith. L'armistizio fu reso pubblico l'8 settembre 1943 e da quel momento l'Italia risultò divisa in due blocchi. Il sud, in mano agli alleati e formalmente ancora un regno, e il nord, in mano ai tedeschi, dove si forma il 22 settembre 1943 la Repubblica Sociale Italiana, meglio conosciuta come Repubblica di Salò. Linea di confine tra i due blocchi era la linea Gustav, che venne sfondata il 18 maggio 1944 dagli alleati che si apprestavano a risalire tutta la penisola. Dopo l'8 settembre, soprattutto al nord, si aprì una sanguinosa guerra civile che si concluse il 25 aprile 1945 con la liberazione di Milano. Dopo questa data scompaiono i due tragici personaggi che avevano incendiato il mondo. Il 28 aprile 1945 a Giulino di Mezzegra viene giustiziato Benito Mussolini e il 30 aprile 1945 si suicida Hitler nel suo bunker a Berlino. Nella guerra di liberazione 8 settembre 1943-25 aprile 1945. Questo monumento rappresenta il comandante Bisagno in una postazione contro i feroci rastrellamenti nazisti. La lezione che dovrebbe venire da quei giorni è che la libertà è un bene prezioso, ma che ci vuole poco a perderla. Per preservarla è necessaria la partecipazione politica e sociale esercitata dal basso da tutti noi, con le nostre azioni quotidiane, con il nostro lavoro e con il nostro impegno civile. Il tutto senza odio e senza rancore sociale, ma come diceva anche Aldo Gastaldi, detto Bisagno, primo partigiano d'Italia, con la tolleranza e il rispetto per le idee degli altri e a difesa non già di questo o quel partito, ma contro ogni ingiustizia.